Oh, la Luciadora, sei improponibili ed imperturbabili propinatori di perturbazioni, ben ritrovati dal vostro Silver e da Aloy qui su Horizon Zero Dawn. Come vedete, come mantenuta la promessa del video scorso, sono salito di livello, non ho fatto altro che, come vedete qui, scassare questi due manticeri, uno e uno due lì davanti, e l'ho fatto con un'arma che non ho mai preso in considerazione, e ora che l'ho usata mi domando perché non l'ho mai presa in considerazione. Ho usato la fionda sparabombette, sparabombette puzzolenti logicamente, che fanno la loro porca figura. Stavo guardando ora che il nostro simpaticissimo equino non ha più il serbatoio di vampa. E noi, pur avendone il pezzo, non lo possiamo riparare. Sarebbe stata una figata poter truzzare i nostri veicoli, diciamo, i nostri animali che ci fanno da vettori. Vabbè, detto ciò, abbiamo un nostro obiettivo da compiere e ce lo indica di lì. Ok, non ho le idee molto chiare a livello orientativo, ma vabbè. Allora, io i due punti abilità li ho spesi per far sì che noi possiamo ora tirare frecce dalle impavide corde, quando camminiamo in equilibrio su quelle corde sospese fra gli alberi, quelle cose, come avevo anticipato, quindi non sono stato ad aspettarvi per farvelo vedere, perché avevamo già deciso che l'avremmo fatto. Abbiamo appunto quei 10 punti vita in più e cerchiamo di usarli per il meglio. Ok, smontiamo un attimino e vediamo il secodonte, come possiamo scatafuncellarlo. Ecco, così è un'idea fantastica. Vai così. Ah, non è solo, non è solo. Non è solo, ma è mal accompagnato. E se la prenderà con il nostro simpaticissimo e arrendevolissimo destriero o sinistriero. Non lo so, vedremo. Aio, devo dire che fa abbastanza male. Facciamo così. Vediamo se riesco a sbombettarmela. Là, come si vede, queste bombette sono veramente fantastiche. Ok, vediamo di non farci scatafottere, grazie cortesemente, lasciamo perdere un attimo i convenevoli e i pistufoli, grazie. Vediamo che neanche l'acqua la ti ferma. Benissimo, cerchiamo magari anche di curarci quell'attimo. Aia, l'ho presa nel secchiolo, l'ho presa abbastanza nel secchiolo. Vediamo. Ok, queste sono sentinelle, quindi vabbè, ce la caviamo easy. Là, dai, guardami, sorridi, figlia di una ranopla, le note ranopla, eccola là, andata, andata. Ci siamo giocati l'equino, ma niente di troppo, vabbè, troppo gravido. Allora, niente di troppo gravido, un'ostrega, perché ho svuotato due sacchette mediche. Gli aracropodi, come i cosondopili, i fragoropodi, come cavolo si chiamano, era il titolo dello scorso video, quindi gli arcapodi o qualcosa, gli orcopodi, va bene. Sto infilandomi in ginepray che potrebbero risultare anche memorabili alle volte, ma mica sempre. La. Dai. Fammi vedere che hai voglia di scendere fino dallo zio Silver. Dai. Dai. Figlio di una... Dai. Caricami. Pelandrone. Mi sento un po' minacciato. Esatto, esatto. E io torno in acqua, perché tanto vedo che nell'acqua alta sono andate malvolentieri. Probabilmente sono, diciamo, vincolati dal contratto. E vediamo un pochino se riesco a... No, che cazzarola stai facendo? La zarona pelandrocchia. Fammi vedere che... Là! Tiragliela! Minelle sapide come se piovesse. Aspetta, ci avviciniamo. Non ho paura! In realtà mi sto cagando come un babuino, però non ho paura. Vediamo un pochino se riesco a... Faccio vedere io a te che non sono più carabiniere. Chi mi conosce lo sa. Là! Vabbè, ma questa è pignoleria, però. Pignoleria e pignolitudine. Là. Ci siamo.
Sì, vabbè. L'inutilità fatta donna, però, figlia mia. Ehi, molto buoni dovete stare. Siete troppi, perché siete violenti, irruenti e appunto secodonti. Guardate che belli che siamo quando, con tutta la nostra garula e fiera ignoranza. Vai! Che odio. Oh, riesco a piazzarne una o? Niente. Sono troppo lente per questi cose. Non sono adatte, va bene. Tanto ho esaurito la scorta di materiale ottimo ed eventuale, quindi direi che questo tentativo lo lasciamo perdere quanto prima. Ci concentriamo su queste. Voilà. Aia. Ma lei sei scemo? Cioè, che cazzarola mi è venuta in mente a me di andare a rompergli i coglioni a questi? È il problema che dobbiamo andare proprio di là. Devo cercare di colpirgli il serbatoio toracico, ma non è affatto facile. Questi sono ben protetti. E dai, fammi vedere che hai voglia di venire a attaccare briga. Brigati. Sti stronzi hanno un posizionamento perfetto, perché sono appunto in quella leggera insenatura. Noi, come tentiamo di avvicinarci, veniamo scrutati, fra virgolette, e non ce ne usciamo. Devo tener presente che non ho erbe medicinali, perché me ne è rimasta solo mezza saccoccina. Siamo belle, fighe e simpatiche, ma fino a un certo punto, perché poi sono botte che volano. Allora, io ne avrei abbastanza. Ne avrei di abbastanza di prendermela con una solo per volta. No, niente. L'allarme di uno scatena le ire dell'altro. A norma non dovrebbe notarmi. Vediamo se funziona correttamente la cosa, Sì, funziona correttamente. Là ne abbiamo altri due che stanno perlustrando un po' l'ovile. So mica bene quale sia il punto più vantaggevole per portare a termine le nostre... esatto! Cioè, le nostre disavventure possono diventare epiche. Però... Suminga proprio convinto che... Poi oltretutto questa non si arrampica neanche a filargli le monete nel salvadanaio. Santo di quel cielo. Allora, vediamo un pochino, se riesco a... Niente, non c'è mezzo di far arrivare il salvadanaio a destinazione. Mi cacca sempre quello sbagliato, Che poi ha una sua logica perversa. Dai. Che palle. No, fai che non vieni a vedere dove sono. Fai che non ti sto simpatico. Fai che... Inventati cose, storie per bambini. Siamo riusciti a fargli prendere fuoco e la cosa ha il suo dannatissimo vantaggio, Ok. Vai. Niente. Cioè, una va a segno e quattro no. Fantastico. Aia. Sento delle minacce al mio io. Sento delle minacce al mio io. Tanto approfittiamone per... Vabbè. Ne avevamo. Nel frattempo è arrivata la notifica che è pronta per l'installazione, la patch. Non so cosa sia patch, se giocare al gioco senza la patch o aspettare la patch. Patch per te! Dai, perfetto, vai così, figata. Abbiamo incendiato il pancino. Anche gli arcapodi, quei ragnoni giganti, patiscono il fuoco, ma sono molto meno infiammabili di questi, Voilà, questo è andato. Non ci posso credere, si è fermato a energia finita. Okay. C'è dello stronzismo in te, Posso cavarla? Sì, immagino che sarà una festa. Cavarsela. Dimmi che non passa sulle rocce. Giusto, questa macchina non è predisposta per rocciarsela. Con questo non è che mi devo fidare di lei, perché è un attimo che me la mette nel secchiolo con parfasellitudine, come
come è noto ai più ormai. Guarda, gradisco di più quando sei in, diciamo, in difficoltà, in defiance. Santo Stambecco! Dai che se riesco a farti venire la frizza di culo, siamo a cavallo. Dai. Ha già finito l'ignifuganza? No, no, sta ancora bruciando. Gli è frizza decisamente. Non gradisce. Questi da dove, da onde giungono? C'è proprio un raduno di... Non usciremo mai più da qui. Mai più. È stato bello, ragazzi. Mannaggia. E la cosa che mi ruga di più è giusto appunto avere il saccoccino delle merende abbastanza vuoto. Io ne avrei abbastanza di riuscire a scatafottere quello, che è una minaccia alacre. Questi sono già più gestibili. Questi sono già più gestibili. Gestisciti! Palesati! Ecco. Santo condominio, santo condominio. Nonché attimi di pinzimonio. Spazzino del cazzo. Dai! Che nervo! Oh! Quelli si stanno ciucciando i miei rottami, figli di... Vieni qua, figlio di una buona donna! Lascia stare la carcassa animale che mi sono procacciato con tanta fatica e sudore della mia fronte e dei miei pollici. Santo di quel cielo! Te! Oltretutto degli spazi... Ah, ti ho preso la zampina, eh! Sei... Oh! Hai abbastanza cacato la minchia, eh? Devo dire che... Là. Eccoli. Anche quello è andato. Adesso vediamo di scassafottere l'ultimo. Vedete, gli spazzini sono quasi più convenienti da far fuori a mano libera. Senza ricalcarne il disegno. Dai. Buona. Là. Abbiamo fatto una strage delle macchine, veramente una roba allucinante e abominevole. Spero che non ci sia più nessuno per i prossimi giorni. No, sento rumori che non mi garbano. Però sono frutto della mia immaginazione. Ok. Perfetto. Abbiamo un bisogno fracco di roba buona. Ok, là, perfetto, vai, ok, folgore, vabbè, oramai raccolgo tutto il raccoglibile, veramente, sono diventato io il nuovo spazzino, ho bisogno di erbette buone, ma soprattutto in gran quantità. Abbiamo già ripulito tutto? Porca bestia. Siamo persone veramente terribili e disdicevoli. Ah, non abbiamo più l'equino. Ah, mannaggia i pupazzetti. Fra l'altro mi devo ricordare che ho anche questa possibilità fantastica, nota ai più come mine, che tendo a non usare praticamente mai, sbagliando. Mannaggia i pesci. Allora, abbiamo scoperto il falò, che è là, perfetto. In effetti i falò ce ne sono veramente un fottizio, eh. Ce n'è una quantità quasi spropositata. Ok. Che cazzarola stai facendo? Prendi iniziative veramente discutibili. C'ha la scorza dura, il cinghialetto. Ok. Lo faccio più che altro per i punti extra che dà il saccheggio bovino. Là. Ok, è quello che mi serve. Perfetto. Mi piacerebbe che il gioco fosse più, diciamo, intelligente, nel senso, ti serve l'erba medica, vieni che ti faccio trovare delle belle erbette buone. Invece no, ti fa trovare un allevamento di secodonti e poi te lo cicci nel secchio. Che sono cose belle mai.
belle mai. Allora, vediamo un pochino. Adesso aprirò un secondo attimo la mappa. Che è? Quindi quel cerchio con la X è zona di macchine corrotte. E c'è roba, eh? E c'hanno roba. Ferriariete corrotto. Bene. Meraviglie della tecnologia. Le corna sono vulnerabili. Quello è un manticerio incendiario corrotto. Perfetto, cioè all'anima pia. Quindi se io riesco a liberare una zona corrotta avrò onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come si libera una zona corrotta? Taccuino missioni. Allora, ecco qua, zona corrotta, perfetto, livello 18, quindi siamo ancora un pochino... Libera la zona corrotta, 5.000 punti esperienza, più tutto quello che ottieni dal saccheggio animalesco. Allora... Porca galera! Questi sono gli effetti di Zelda, ragazzi, eh. Il fatto di alternare due cose molto simili. È corrotto pure il soffitto di sto coso. Bene. Benissimo, direi che non fa una grinza, santo papavero. Allora, madonna, che nervoso! Non si torna indietro. Eh sì, oramai ci siamo imbelinati come poche altre volte in vita nostra. Vediamo se quella non si è accorta di niente. Vediamo, magari non si è accorta di niente. Magari non si è accorta di niente. Sti cazzi. Non una, non due, non tre, una mandria. Quando hai delle brutte idee e poi te ne vanti pure e ricordati sempre che sta stronza non si può arrampicar. Santa di quella galera, cosa diamine mi è venuto in mente, ma chi me l'ha fatto fare? Putiferio, putiferio. Ok, li possiamo indebolire tutti quanti contemporaneamente. Ma fra l'altro patiscono il fuoco amico? Mi patiscono il fuoco amico? Cioè vuoi farmi credere che il manticerio potrebbe rivelarsi un fido alleato? Con somma sesquipedanza, fra l'altro. Questo ci aggrada. Ma non è che ci aggrada appena appena, eh? Ma proprio un frappo ci aggrada. Io devo smetterla di produrre frecce e sprecarle per ammazzare ste cose, perché... vedrai che di qui un po' mi ritrovo ad andare a raccattare fragole nei boschi in preda alla disperazione più totale. Non arrivo fino là, come sospettavo, diamine. Potrei usare i sassi, ma anche no. Ok. Allora, il punto debole di sti cosi sarebbero le corna, però guardarli bene non lo diresti mai, eh. È una cosa più che altro che ti terresti per te. Il manticerio aspetterei un attimino, me lo terrei buono per Natale. Sai quando hai il pranzo con i parenti? Che fai di buono da mangiare questa? La faccio del manticerio! Manticerio con i ravioli? Dai! No! No, 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 non lo permetterò mai! No! Yeah! Vattelo a pigliare il secchio, tu e tutti i parenti tuoi con le cornazze! Vai, 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 fuggi, fuggi, scappa, rotola, ruzzola, balza e uola. Vi ricordo che sono molto suscettibile alla materia, sì. Sì, alla materia, era giusto. Cazzo, per una volta che dico una parola giusta. Guardate, pure i passi che lascia sono corrotti.
Vediamo se riesco. Se io riesco a tenere a bada le renne di Babbo Natale. Vai. Ok. Una alla volta, con calma e per piacere. Queste se ne scappano. Non arrivo fin là, mannaggia. Lo sospettai un giorno alquanto. Oltretutto sono inquiete, non se ne stanno ferme a buscarsela nel dondolino. Dai, vediamo se riesco a... Ok. Vai. Ah, mannaia la pupazzaggine. Fammi vedere che hai voglia di andartene all'altro mondo. Se ne stanno ad annà. Gli abbiamo incututo timore, incututo. Vediamo se mi dai punti lo stesso, anche se non ne abbiamo ammazzata nemmeno una. Cosa che non è che mi farebbe gioire alquanto, eh. Da sopra c'è uno stambecco, un simpatico stambecco corrotto. Ecco, mi dimentico sempre che questa non c'ha la paravela, santo di quel cielo. Come quelli stupidi, no? Silver, quanto sei cretino? Parecchio. C'ho proprio una sorta di laurea in parecchiologia. A tutti i Jesse fans! Yeah! Che è? Messaggio abbonati, danneggiamento, danni dati minimo. Ok, voglio togliermi un peso dallo stomaco perché così non si può più continuare. A tutti i Jesse fans e all'intera community di Romantic Fortunes, Jessica Sterling, non deve vincere Romantic Fortunes, questo è palese per chiunque presti attenzione. Un tempo ero come voi... No, mi rifiuto di leggerlo perché è una cosa che riguarda tipo il grande fratello del futuro e io ho una simpatica avversione verso queste cose. Scusatemi, ma è una cosa più forte di me. Allora. Mi stanno dando la caccia. Che bello, eh? Guarda quanta corruzione c'è al mondo. Tutto ne è stato intaccato. Ma tu guarda. Sembra quasi un mondo virtuale a sto punto. Abbiamo scoperto un falò. Pensavo non si sarebbero mai arresi. Infatti non si sono arresi, sono ancora qui che cacano la minchia, ecco, te lo faccio notare amichevolmente con toda gioia e toda bellezza. Lo so, sto facendo quelle cose che solo i più squilibrati fra voi e fra noi. Ok, vediamoci dal cacchio, ma facciamolo allegramente. Corri maiala, corri. Ok, mettiamo dei sassi fra noi. Frapponiamo dei sassi fra noi. Là. Poi questa te la racconto a papà, eh. Là. Più 100 con uccisione o bruciatura. Stiamo beccando anche dei bonus per la nostra cattivitudine. Là. Poi abbiamo trovato altri item bonus che raccoglieremo poi con calma. Salve, signor Manticerio. Bello farla incazzare così a sproposito. Dai, guarda che bello, se menano fra di loro, no? Ok. Signor Manticerio, salve! E io cerco di stare qui un attimino col belino al sicuro. Però Silver, Aloy è tipo una bimba, non ha il belino. Vabbè, non stiamo a sottilizzare con qualunquismo tutte le vicende di Aloy. Perfetto, avrei preferito fare una fine meno infausta e più gaudente. C'è la gola infiammata? Wow! Manticerio di sto cazzo! No, gradisco di più quando muori tu. Via. Solo il Silver si ferma a cogliere le fresche erbette per l'insalata durante una battaglia contro un coso enorme e fiammeggiante che si nasconde dietro i cunicoli. Nasconditi nel cunicolo. Ciccio.
ti faccio notare che tu sei non per avvantarmi, ma tua nonna, io spero che tu abbia finito l'accendino. Adesso vi faccio vedere come si fa a far fuori i manticieri in un amen. Perfetto. Si fa così, cambiando arma. Pronti. Là. Là. E soprattutto là. Guarda che bello. Come ci si sente ora? Io lo so che posso sembrare completamente scemo, ma in realtà c'era della strategia in me. C'era della strategia in me. Là. Anche se adesso stiamo scarseggiando con materiali, spero gioiosamente di recuperarne alquanto e magari di sprecarne il meno possibile, non come ho fatto ora. No, no, mannaggia, ti scardino le cuticole. Vai, vai, vai. No, merdacchio a pupazzi. Questo non me l'aspettavo veramente, è stata una bruttissima sorpresa, un fantastico regalo di Natale per tua nonna. C'è del qualunquismo in me, sto morendo, ragazzi, non ho avuto la prontezza di riflessi di attivare la pozione. Merdacchio di imbecille. Sono morto proprio in modo stupido, perché potevo evitarlo. Ho voluto risparmiare due bombette e ci ho rimesso la vita. Vabbè, vediamo un pochino quale sarà stato l'ultimo salvataggio, perché il gioco continua a fare salvataggi poi per aiutarti. Sti gran cacchi! Ma stai scherzando? No, sei serio? Non sta scherzando! Cioè, siamo morti qui? E sti cazzi però. Vabbè, oh. Devo rifarmi tutto, anche i pantagruelici simpaticofoni. Bene. Sono tentato, da rifare, già che devo rifare, facciamo tutto. Guardate un po', per un semplice, banalissimo abuso di fiducia in se stessi. Porca galera. Magari perché sono morto mi fa solo ripartire dal falò. Ma dubito che le macchine corrotte che ho scassafottuto siano scassafottute per sempre, anche perché vedo che appunto ho roba nel saccoccino medico e robe simili, quindi sto sentendo rumori di gente a noi familiare. Porca miseria, quindi mi posso bellamente mettere l'animo in pace. E infatti il problema è che la zona corrotta è appena lì sopra, io loro me li devo scassafottere per forza. Perfetto. E allora vediamo un pochino se riusciamo allora a farlo con un attimino di ok, abbiamo scatenato l'inferno, se riusciamo a gestircelo. Non riusciremo mai a gestircelo logicamente. No. No. Ok. Vai. Con calma e cautela causiamogli infiammazione permanente. Non abbiamo un punto di vero vantaggio. Però li gettiamo un attimino nel panico con le freccine qualunquifere. Ok. Dai!
Santa scaloppina, fermati! Porca miseria. Ok, ok. Ok, fantastico. Guardate come sono nel panico per questa cosa del fuoco. Basta poco che ce l'ho. Se resi conto chi detiene il potere. Dai! E dai! Ah! Oh! Me ne mancava una per incendiarlo. Vai, vai. Perfetto. Quello dovrebbe essere andato. E questo dovrebbe mancargli poco. La cosa brutta è che una volta che loro sono incendiati, non accumulano più fuoco. Quindi tirargli più frecce non rimpingo affatto la situazione. Là. Ok, dovrebbero andare al creatore entrambi. Perfetto. Allora, se riusciamo a evitare di farci notare dalle sentinelle, siamo a cavallo. Anche se a cavallo non siamo più perché il nostro bovino cavalcabile è andato nel paradiso dei bovini cavalcabili. E allora, cerchiamo di fare meno casino possibile e di raccattare più erbette simpatiche. Esatto, ma soprattutto adesso io non vorrevo far partire la cutscene. Però abbiamo necessitudini primordiali che avranno la precedenza su quel poco che stiamo per fare. Dato che lì c'è sì la zona corrotta, ma non è per forza la nostra priorità, soprattutto non in questa missione. Quindi, allora, io sono curioso di sbirciare un attimo com'è la situazione qua sopra, però poi scenderemo subito per andare al falò. Salvo che ci sia... Ma sei scemo! Fai prendere sti coccoloni, c'ho la mia età, eh! Santo bovino! Allora... Io credo che sia ancora tutto bello vivo e gaudente, infatti... Merdacchio a pupazzi. Allora... Vediamo se riesco. Non tanto, anche solo a causare nocumento a un paio di loro. No, vai tranquillo che non è che ci tengo particolarmente a farmi inchiavardare come un asino. Guarda, apprezzo molto il fatto che tu sia dell'Ariete, ma io, guarda, sono del Sagittario, ascendente Carbonara, quindi non è che... Silver, ma non avevi detto che... Sì, decisamente l'avevo detto, ma poi ho optato per non farlo. Guardate quanto è appetitosa questa cosa. Se uno riuscisse ad avvicinarsi ben bene con una bombetta, farebbe una strage. Guardate... come ragionano veramente da mandria. Fantastico. Allora, vediamo di prenderci un attimino di vantaggio. Già che ce l'abbiamo a portata di mano. Là. Wow! Io lo so, ragazzi, che sto rischiando come un deficiente, ma è troppo divertente. Cioè, no, non ci avete idea. Se non state giocando Horizon, non ci avete idea. Cioè, mi sto cagando addosso e divertendo come un matto al tempo stesso. Sono cose bellissime. Ciao, che consiglio se giochi da sbronzo. Manticerio! Dove vai? Vogliamo giocare alla guerra? Che bello quando riesci a dar fuoco agli animali meccanici. C'è proprio della goduria intrinseca in tutto ciò. Wow! Proprio quando ti si intasa il gabinetto e non esci vivo dal gabinetto. Che tu dici, non devi uscire dal gabinetto. È una storia lunga, è una vita difficile, è una situazione un po' di merda, però
Ma Antiscerio, prendiamocela anche con lui, no, non facciamoci mancare nulla. Wow, salve signor Bovino, la vedo un po' scoordinato, Là, sono bei momenti, vi piace quando vi faccio il dono del dolore fisico e mentale. Guardate che bello che stava arrivando la palla di fuoco, io mi stavo facendo i cazzi miei perché non me ne ero accorto. Stavo dicendo, guardate che bello là, che muoiano incommensurabilmente e a prescindere, fra l'altro. Vabbè, ho fatto un tiro così a cazzo buffo, tiri a cazzo buffo, che sono poi le cose migliori, no, quando si è giovani. Peccato che io giovane non sono più. E tac, culetto, tac, culotto, papaveri e minchie. Ma devi stare nascosta, cosa? Non vedi che te li fumi a colazione? Là, guarda. Sì, vai, tira i tuoi garontoli. Non mi fai più paura. Non è vero, mi sto cacando addosso esattamente come prima. Però adesso cercherò di essere più prudente, soprattutto più grattante, Ok. Shurum Antiscerio, cortesemente, là. Tra l'altro non lo stiamo facendo bombette, che è una cosa divertente ma che si è rivelata letale nella vita precedente. Che bello là. Diamo sempre impinguate le scortine, anche se adesso in teoria tutto il nostro essere piromani sta dando i suoi porcissimi effetti. Là e là. Perfetto! Siamo beccati un fottio di punti, però sono minca convinto, mi sa che ce n'era ancora una. Si è consumata col fuoco. Prima zona corrotta ripulita, abbiamo raggiunto il livello 15. Ci siamo beccati. Esatto. Siamo beccati dei bonus veramente figosi. Attenzione però, Attenzione. Abbiamo beccato una bobina che aumenta il fuoco e questo è ganzo. Allora, raccattiamo gli oggetti, accendiamo i due falò, non uno ma due. Ah no, ok, ce l'ha registrato, perfetto. Ok. Là. Diciamo che adesso ci stiamo dando a cazzo buffo col fuoco, siamo diventati padroni del vapore. Ce n'è più per nessuno. Due appunti così ravvicinati, fighissimo. Perfetto. Chocolate box. Una chat, perfetto. Vabbè, sono cose abbastanza fighissime e relative al tempo stesso. Voilà, sì, ho capito di aver scoperto robe e cose in quantità disumanevoli. Immagino il perché ci fosse un osservatorio. Chissà, Cassa di scorte, e anche un kit di viaggio veloce, fantastico. Due casse di scorte che andiamo subito ad aprire per vedere un pochino. Allora, innanzitutto qua abbiamo di nuovo... la lente di secodonte, perfetto. Bobina corruzione, wow, benissimo. Chiappa tutto e chiappa tutto, vabbè, sempre meglio che calci nelle gengive. Devi andare proprio sul punto preciso. Giovane, scusa, Ok. Giorno 5. I Grey Swarms hanno aperto per i Turtle Smash la sera della overdose. Ho così deciso di verbale della polizia. Bello. Avevo 15 anni. Quando mi sono svegliato in ospedale due giorni dopo, la tua faccia è stata la prima cosa che ho visto. Che culo. Spero che mi ero fatto almeno la barba. Basta, finito così? Bene. Qui, che abbiamo lasciato ancora? Ok, bene, meglio, buon segno, vuol dire che non sprechiamo risorse.
Quindi questa era una gradinata da cui si assisteva ai concerti, c'era un palco lì, come tutto diventato brullo e pedisseco. Allora, accendiamo il falò. Non so se avete notato la mossa barbina con cui la nostra Aloy ci ha fatto vedere quanto è in gamba. Allora, zona di corsieri, scoperta, perfetto. Ricordiamoci sempre che sono, per quanto noi ora ce li abbiamo come fidi alleati, ricordiamoci sempre che i corsieri non gradiscono comunque la nostra presenza, eh. Va bene. Allora, là non vedo niente, là non vedo niente, là sotto abbiamo altri secodonti, quindi... Però aspetta, allora facciamo così, dato che ci servono comunque le risorse, che ne abbiamo sprecate parecchiotte, facciamo così. Allora. Vai, vieni. Vieni. Ok. Siamo di una cattiveria incommensurabile. Siamo di una cattiveria incommensurabile. Ecco, io speravo che attirati uno alla volta e non buttandoci nella mischia avrebbero agito in maniera diversa, invece hanno optato comunque per la fuga. Peccato. Davvero, davvero peccato. Vabbè, andiamo a vedere se qua troviamo una scorta di erbette interessante. Là, che è la nostra sacca medica. Langue, perfetto, cinghialino, mi serve. Capito. Allora, l'abbiamo riempita, ma ecco, manca forse, salvo che sia quella crocetta sotto che mi sfugge, con arguzia mi sfugge il significato specifico. Stavo dicendo, vorrei capire se quello indica che la prima sacca è piena. Non c'è niente da vedere. Bravo, sacca medica piena, perfetto. Allora confermo la mia teoria. Fulmiradice. Va bene, allora cerchiamo di tornare giù. Legnetto, che male non fa. Anche se adesso dovremmo deciderci a trovare un mercante, perché veramente siamo strapingui di roba. Va bene. Comunque ragazzi, passano i giorni, passano le estati, passano gli inverni, però Horizon è davvero un orgasmo per gli occhi, eh. Un orgasmo per gli occhi e per la chiappa dei conigli! Con quanta cattiveria, irruenza, irruenza ragazzi. Allora, i corsieri si sono inerpicati di là. Guardate come si sono stambeccati lì. Vediamo se riusciamo a farli incacchiare. Due ne abbiamo svegliati. Dai. Bene, Aloy. E adesso? E adesso merda. Merda, ma a pupazzi, logicamente, che non dobbiamo mai farci mancare la merda a pupazzi. L'abbiamo gambizzato, poverino. Ok. Perfetto. Perfetto. Vabbè. Ok. Niente di troppo per la quale. Va bene, va bene. Allora, abbiamo fissato l'obiettivo sbagliato in questo momento, perché adesso il nuovo obiettivo è questo. Là. Guarda che bello. Così abbiamo questa missione da portare avanti. Io faccio il mio bel salvataggino rapido, così faccio finta di essere yeah yeah, bello tranquillo, mi godo la pioggia che poi spegne il fuoco con calma e per piacere. Direi che io e la bellissima Aloy possiamo salutarvi qui e ci vediamo nel prossimo fantasticissimo episodio di Horizon. E sta facendo la danza della pioggia, ci sta bagnando le mutandine lei, eh? La vedo che è un po' così. Perché siete qui ancora che ascoltate, salve via, che si è fatta una certa. Ciao ciao.